Buongiorno ragazzi, eccoci qua, calciomercato, novità per l'Inter, non per gennaio, ma per giugno arriverà un nuovo giocatore, difensore uruguaiano dall'Atletico Madrid, trattasi di Godin, così, una notizia è arrivata così, da un lampo, da un giorno all'altro, parametro zero, 33 anni. Insomma, vantaggi e svantaggi. Beh, vantaggio, beh, parametro zero, quindi gli paghi soltanto lo stipendio. Di caratura internazionale, quindi su quello non si può discutere. Al posto di Miranda, caso in cui si concludesse il contratto, al posto suo ci sta. Tutti ex Atletico praticamente stanno prendendo. Ci manca solo Griezmann, sì, magari. Lo svantaggio, insomma, 33 anni, sì, il giocatore comincia ad essere un po' vecchiotto, più che altro infortuni, cioè, ci saranno di più infortuni, credo, perché vedi Miranda, comunque, anche lui della sua età. Ora, la cosa che io spero è che rimanga Skriniar a questo punto, spero la società capisca che Skriniar è un elemento importante. Poi ovvio che se ti offrono 90 milioni, 100 milioni, dici, bah, un'idea me la faccio. Però vado a trovare un difensore buono al giorno d'oggi. Vado a trovare un difensore comunque di esperienza e comunque di un carattere come Skriniar, di per sé che nessuno si aspettava a quel prezzo, insomma, a quella cifra in cui l'abbiamo pagato. È stato un vero affare, un vero affare. Comunque, un buon acquisto. Poi vediamo un po' che ci sono, ci saranno, ma quello sarà poi da vedere. Ranocchia, chi lo sa, se a questo punto non credo rinnovi più il contratto, perché non ha fatto neanche una partita quest'anno, quindi molto probabile che se ne vada probabilmente in Premier League o in Serie A, da qualche parte, qualche squadra medio piccola, anche perché sennò finisce per essere non più tra i titolari praticamente, che comunque sono De Vrij, Skriniar e Godin. Poi chi lo sa se Skriniar andrà via. De Vrij sicuramente rimarrà, ovviamente. Miranda, sì, secondo me quasi sicuramente andrà via, anche lui ha bisogno di più spazio, anche se comunque ha la sua età, quindi tanti acciacchi li ha avuti, infortuni, dolore muscolare, purtroppo capita. Comunque, sono contento di questo arrivo. Era già da un po' che l'Inter la inseguiva, credo, perché è un po' che sento di Godin, già l'altro anno doveva prenderlo, però così a parametro zero è un bel affare. Poi ha sempre 33 anni, però comunque d'esperienza serve. Ora, quello che dico io a centrocampo, qualcuno dobbiamo prendere. Io spero che ci siano rinforzi a gennaio, spero che a gennaio qualcuno deve arrivare, c'è poco da fare, non possiamo aspettare ancora giugno. Ma a gennaio qualcuno deve arrivare assolutamente, perché questa squadra ha bisogno di rinforzi, soprattutto per mantenere la posizione in classifica, anche perché di arrivare più in alto, più di così, non possiamo fare, secondo me. Poi è tutto da vedere, l'importante è che non ci sia un crollo generale, perché poi sarebbe assolutamente la fine. Una non qualificazione in Champions sarebbe grave. Comunque, benvenuto Godin. Ancora non benvenuto, perché se ne parla a giugno, però comunque un bell'affare. Ora staremo a vedere che fine faranno Miranda e Ranocchia, e anche un po' Skriniar. Sono molto curioso di vedere se riusciamo in qualche modo a tenerlo. Vediamo se arriveranno offerte o quant'altro. Io spero vivamente che faccia almeno un'altra stagione, perché comunque è un buon difensore e dispiacerebbe darlo via, anche perché comunque sostituti dello stesso livello difficile trovarli a buon prezzo, più che altro. Detto ciò, ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima, vediamo un po' se faremo un altro colpo di mercato, chi verrà fuori. Sempre forza Inter, buona giornata e buona domenica. Ciao.